Quindi, sto parlando di misure di Faderson. Per spazio di rilievo, questo vuol dire che non interessa questa disuguaglianza, per la norma di F nello spazio di rilievo. Ok, avevamo un modello, diciamo così, giocattolo, in cui preso il disco, qui l'abbiamo messo in coordinate polari, sono 2, 3, 4, non so, eccetera, eccetera. Preso il disco, quindi andiamo da R uguale a 0 a R uguale a 1, da T uguale, da T fratto 2 di beta uguale a 0, a T fratto 2 di beta uguale a 1, D uguale a R. T, questo sarebbe il disco in coordinate polari, che abbiamo detto che diventa un albero diagonale, e abbiamo fatto un modello semplificato in cui 1 meno z q, diciamo q, per f' di z q, dove se Q è questo, ZQ sarà il centro o qualcosa del genere, un punto qualsiasi dentro. Questa cosa qua diciamo che è la funzione di Q, in cui l'integrale su Q di mu, vabbè, questa è proprio uguale a mu di Q, quindi ci definisce una misura su questo albero. Poi abbiamo detto che la funzione f di z, che la scrivo come f di 0 integrale tra 0 e z o doppio, anziché esagerando posso anche scrivere così. Di doppio, doppio, la faccio diventare, vabbè, una phi calcolato qua al cubo radice, diciamo, più, questo sarebbe tipo phi di zero, più somme per tutti i cubi, per tutti i cubi contenenti come dirlo, di phi di R, quello che chiamiamo i phi. Adesso questo, quello che voglio dire è che se il cubo si trova qua, noi consideriamo tutti i cubi R che stanno sulla via che va dall'origine fino a Q. Mi piacerebbe dire che R piccolo contiene Q, però non è proprio che lo contenga, diciamo. E quindi avevamo una, quindi questa disuguaglianza si traduce in questa disuguaglianza, che quando io faccio somme su tutti i q di i phi al quadrato di q, questo mi uguale di una costante che magari sarà diversa. Di somme su tutti i q quadrato. Okay, quindi questo è il modello
Questo è il modello di disuguaglianza discreto. Ora, Nicola, scusami, volevo chiederti, lì hai scritto somme per R maggiore o uguale di Q che contengono Q di Φ di R? Di Φ di R. E quella lì, un attimo, I di Φ di R? O sembra I star di Φ di Q? Grazie. È una I o è una I star quella che non mi ricordo? È una I. È una I, ok. Grazie. È quella che ci fa, se Q sta qua, allora prendiamo tutti gli R che stanno qua in mezzo. Il star sarebbe là sotto. Allora, quello che noi vogliamo dimostrare che cos'è? È questo lemma, chiamiamolo teorema, che ci dice che questa costante sono le stesse. Cioè, vuol dire che il problema discretizzato è lo stesso. È lo stesso. Dell'altro del problema originale olomorfo. Okay? La volta scorsa abbiamo visto un passo di questa dimostrazione, quindi quello che abbiamo già visto, utilizzando un ragionamento abbastanza grossolano, in cui l'unica gli unici ingredienti in realtà erano la proprietà del valore medio più così fatto, nient'altro. Questo lo noto perché in qualsiasi contesto voi possiate usare una proprietà del valore medio o del subvalore medio più così fatto, voi potete sperare di mostrare il risultato. Ok, e quella era una. Cos'è che abbiamo visto? Dunque, noi abbiamo visto che se mu soddisfa la disuguaglianza discreta, allora soddisfa la disuguaglianza continua. Cioè che un attimo, anche io con la logica ho sempre avuto dei problemi, vuol dire che se questo è finito, allora questo è finito, cioè che questo è il numero uguale di una certa costante esplicita, noi non l'abbiamo calcolato, ma sarà 100 per questo. E quindi cos'è che ci rimane da dimostrare? Cioè, sostanzialmente abbiamo dimostrato che due è sufficiente. Cioè, la disuguaglianza discreta, questa, è sufficiente. È più forte, no? È più forte della disuguaglianza. Allora, quello che vogliamo vedere oggi è, sono due cose, se ci facciamo in tempo, è di vedere che la disuguaglianza olomorfa implica la disuguaglianza discreta, cioè che l'altra disuguaglianza, cioè in realtà lo vogliamo dimostrare anche in maniera quantitativa, se questo è possibile, costante. Cioè voglio dimostrare che questa condizione qua non solo è necessaria, ma è sufficiente. Ora ripeto queste cose, cioè dico queste cose con grande, ripetendomi un sacco di volte,
Perché il problema è che queste funzioni phi definite sull'albero sono alquanto destrutturate, mentre invece le funzioni olomorfe sono alquanto strutturate. E quindi noi vogliamo dimostrare che le funzioni olomorfe fanno non meglio, pur essendo destrutturate, cioè una famiglia molto più piccola, fanno non meglio delle funzioni destrutturate. Cioè che l'essere olomorfa non ci porta nessun vantaggio per questo tipo di problemi. Questo è un po'. E quindi vogliamo dimostrare questa cosa qua. Ok, come procediamo? Allora, ci sarebbero due possibilità. Una è quella di cucinare delle funzioni olomorfe aventi delle funzioni olomorfe che siano abbastanza estremali per quella disuguaglianza. Questo è una cosa che per gli spazi di Dirichlet di questo tipo non è mai stato fatto, che però è stato fatto per altri spazi, tipo lo spazio di Hartree, lo spazio di Bergman. Ed è una cosa che si chiama, reproducing kernel physics. Cioè sostanzialmente io ho una disuguaglianza per funzioni olomorfe, e quella disuguaglianza vale se solo se vale per il suo numero, scegliendo come funzione olomorfe il nucleo riproducente. E questa, appunto, tesi del nucleo riproducente fallisce clamorosamente per lo spazio di Dirichlet e spazi collegati. In effetti questo è anche il motivo per cui veramente Steglieger è così citato, perché è il primo teorema. Va bene, comunque, quindi noi vogliamo dimostrare quella cosa. Come facciamo? Procediamo, come dicevo forse la volta scorsa, togliamo l'olomorfità. Quindi rimuoviamo l'olomorfità. Come facciamo? Allora, questo forse l'ho già fatto l'anno scorso, comunque lo ripeto velocemente. Allora, noi abbiamo che mu e Carlson, se e solo se, quindi questa cosa qua è finita. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che l'identità è limitata. È un operatore limitato. E tra l'altro notate che questa cosa è esattamente la norma dell'operatore di identità al quadrato, quando io lo considero come operatore limitato dallo spazio di Dirichlet in U. Cioè, se voi descrivete la disuguaglianza, vedete. Questa è il miglior costante che possiamo mettere qua, e quindi questa è la norma al quadrato. Ora, perché prendo la norma al quadrato? Beh, perché questa è omogenea rispetto a mu. Vedete che mu appare di ordine. Ok, quindi se solo se questa cosa qua è limitata. Ma questo è vero se solo se quando io considero l'aggiunto
chiamiamolo theta, questo sarebbe l'identità, l'aggiunto dell'operatore identità è limitato. In realtà in una forma piuttosto quantitativa, cioè nel senso che la norma dell'aggiunto, la norma dell'aggiunto come operatore limitato, la norma dell'aggiunto come operatore limitato da L2 di mu allo spazio di Dirichlet è uguale alla norma dell'identità come operatore limitato, eccetera. E quindi la norma è sempre la stessa. Diciamo su quello dei quadrati, dallo spazio di Dirichlet. Quindi è un senso lo sé qualitativo, la norma è la stessa. Cosa guadagno su questa cosa qua? Quello che guadagno è che l'aggiunto è su uno spazio di funzioni senza struttura. Cioè questa non sono funzioni olomorfe, questa è L2 di mu. Non soddisfano il valore medio, non hanno nessuna proprietà. Ok, come è fatto questo aggiunto? L'aggiunto è questo. Io prendo una funzione phi, qua. Voglio calcolare il suo valore in z. Questo vuol dire... Abbiamo un nucleo riproducente, quindi vale questa. Tutti questi ragionamenti che faccio vanno per tutti i nuclei riproducenti, ma questo è l'aggiunto dell'identità, quindi passa dall'altra parte, e l'identità è quella. E quando io scrivo questo, questo è l'integrale di un doppio per tappo z doppio coniugato di un doppio, però lo posso anche scrivere se voglio. Come k doppio z, perché è una proprietà generale del nucleo riproducente, facile anche, e lo posso scrivere così. Okay? Quindi questa è l'espressione esplicita. Che vuol dire che concretamente, concretamente la mia disuguaglianza è scritta così: è teta dov'è che andava di qua. È che la norma di teta, ma teta chi è questa cosa qua? Quindi la norma di integrale sul disco di phi di w per k w, qua c'è la variabile, no? Qua c'è la variabile z, questa è una funzione di z, di mu w, norma di Dirichlet, norma di Dirichlet è minore uguale a questa cosa per l'integrale sul disco di pi al quadrato di questo. Ok? Ma ora a questo punto si potrebbe procedere. Ora qual è il problema? Il problema è che questa norma, allora questa è una funzione olomorfa. Zeta, per mettere z qua, è olomorfa nella variabile z, perché? Perché questo nucleo è olomorfo in z, qui abbiamo una sovrapposizione lineare, una combinazione lineare di funzioni olomorfiche, quindi è un olomorfo. Okay. Non dovete vederlo, è il fatto stesso che vada qua dentro. Cioè, okay. E questo è olomorfo in z. Il problema è che la norma di contiene derivate. Contiene derivate. E quindi per calcolarmi la norma di questa cosa qua, devo prima calcolare la derivata di questa cosa. Non è un problema, la derivata la porto dentro, eccetera, eccetera. Però questo tipo di ragionamento non è
diciamo, quando io vado in altri contesti non è così comodo. Quindi fatemelo scrivere così. Questo è semplicemente la norma di questa cosa qua. Questo è, e qui usiamo il fatto che siamo uno spazio di libertà. Quando si lavora con spazi che non sono più liberi, le forme sono più, bisogna trovare degli argomenti di questo tipo un pochino diversi. Quindi, vabbè, questo è questa cosa qua. Giusto? Spazio libero. Ma teta è l'aggiunto dell'identità, cioè questo, e quindi questo teta lo posso buttare di qua, perché questo è id star, quindi questo è phi id teta phi di. No, scusate, l'ho aggiunto, l'ho ricordato nello spazio, nella sostanza. Questo l'ho scritto perché se vi va di fare delle letture che io avrei dovuto fare nel corso dei secoli, ma non mi fa. Questo è id star, quindi quello che noi abbiamo è l'operatore id star, cioè abbiamo l'operatore qt star, dove qui è l'identità. E se voi fate anche una ricerca con Google con argomenti tt star argument, vi trovate decine, centinaia di articoli, no, possibili, soprattutto in analisi armonica, integrali singolari, PMO. Comunque, questa è giusto una nota, diciamo così, bibliografica, perché in realtà l'identità non c'è, quindi questa. E quindi questo è, che cos'è? È l'integrale di phi di zeta per l'integrale di phi di w per k w zeta di mu di zeta. E qua ci andremo in collegato, sarebbe questa cosa qua. Riscrivo, notate anche qua che qual è il numero riconducente, in realtà non ci interessa, questo è un argomento che va bene tutti i numeri riconducenti sulla Terra. Quindi riscrivendo abbiamo l'integrale doppio di z, di doppio combinato. Per, vabbè, lì sarà, insomma, K di Z di doppio, K di doppio Z. Quello sarebbe l'omorfo. Sarebbe l'omorfo in W doppio. Così io credo che sia. Minore uguale di quel numero solito per integrale, insomma, le norme di Fiat. Quindi abbiamo riscritto le disuguaglianze così. Ora, sempre a questo livello generalissimo, in cui K può essere qualsiasi numero di codice, questa cosa qua vale se e solo se vale per 1, quindi faccio un segno qui, se e solo se vale con una costante magari multiplicata per 4 e la parte reale del nucleo invece del nucleo. E la funzione Q potrebbe prendere addirittura positiva. Ora sulla Q positiva, ma
forse lì c'è da ragionare un pochino. Però insomma, sicuramente per la parte della rete. Perché? Questo perché? Perché mi mette intanto fi reale? Fi reale. Allora, questo perché? Questa disuguaglianza qua, chiamiamola 3 stelle, sicuramente implica 3 stelle con fi reale. Cioè vale per tutte le fi, per fi reale. Ma se mi metto fi reale, questi due sono uguali, e vedete che la parte immaginaria è 0. Cioè il contributo della parte immaginaria è 0. Cioè, con fi reale mi diventa questa cosa qua. Per fi reale. La parte immaginaria dov'è definita? Non c'è. Cioè la parte immaginaria di questo oggetto qua è zero. È zero per tutte le fi. Perché quell'oggetto cos'è che esprime? Esprime una norma al quadrato, non c'è la parte immaginaria. In particolare non c'è quando fi è reale. Ma quando fi è reale, la parte immaginaria sarà questa integrale con la parte immaginaria, che non può esserci. Quindi vuol dire che l'unica cosa che mi rimane è questa. Ora, se mi vale questa cosa qua, ok, quindi è ben detto. Triple star implica 3 star reale, che è questa cosa qua. Ora, lemma, che vi lascio come esercizio, quindi questo lemma, se tacco un numero di producente, è il tappo, allora anche la parte reale di tappo. In realtà questo è un esercizio di algebra lineare, perché mi dice che mi dice che se io ho una matrice ermitiana positiva, una matrice ermitiana è positiva se e solo se o meglio, implica, scusate, non è cioè, implica che la parte reale della matrice è positiva. Okay. Questo è proprio un esercizio letteralmente di altro. Ok. Ma allora, sapendo questa cosa di altro lineare, allora questa disuguaglianza qua mi esprime il fatto che lo spazio di, cioè ripercorrendo per pirami tutte le cose che ho detto prima, questa disuguaglianza qua mi dice che se io considero di R, dove questo è lo spazio con nucleo riproducente, quindi questo è spazio con nucleo riproducente parte reale di quello che avevo prima, allora l'integrale
dividi qua, forse meglio che cambi lettera, di psi al quadrato di mu è non uguale di cioè, come faccio a essere così sicuro? Beh, perché noi eravamo partiti da questa disuguaglianza, l'abbiamo interpretato con immersione, abbiamo fatto l'aggiunto, abbiamo fatto gli start, eccetera, eccetera, e siamo arrivati a una cosa in cui c'è solo il numero del coefficiente. Quindi, se io faccio la stessa cosa con questo altro numero del coefficiente, arriverò alla stessa cosa qua, dove c'è la parte reale di K invece di cioè quello che vi ho detto è del tutto vero, però adesso mi viene il dubbio se mi serve. Allora mi ha detto, il nome di caso, nel senso se lo si va in questo qua, però non ci va. Ok, abbiamo detto che se vale con questo qua reale, allora scusate, questa cosa qua adesso la faccio vedere qua, perché io voglio dimostrare adesso che questa reale è tutta questa. Per fare questa reale è tutta questa, cos'è che faccio? Vi ho fatto perdere. Ok, questa cosa qua adesso la tengo, magari mi serve per contarti dopo. No, la realtà è questa, è che ogni funzione... Adesso voglio dimostrare che triple star reale okay. In particolare qua potrei metterci anche un film maggiore, perché se vale per la fi reale è una maggior ragione vale per fi positivo. Ok, ora voglio dimostrare che fi star reale, magari positivo, implica triple star, cioè che non ho perso nulla. Questa è la cosa. Cioè, voglio dimostrare che le due cose sono equivalenti tra di voi. Bene. Ogni funzione phi, se è una funzione phi a valori complessi, questa la posso scrivere come la parte reale più meno la parte reale meno più di volte la parte immaginaria più meno la parte immaginaria meno. E la sua norma L2 al quadrato sarà uguale alla somma di tutte queste cose qua. Parte, questo parte positiva e negativa, no? Ok. Ora, se vale 3 nella sua forma reale, allora
Allora, quando io faccio giusto, quando io faccio questo pezzo qua, quando io faccio questo pezzo qua, beta, doppio, fungato, K, beta, cioè sarebbe la parte sinistra di normale. Questo che cos'è? Beh, questo abbiamo detto che è l'integrale, abbiamo detto che è la norma di theta phi di quadro, ma questo è minore o uguale di una costante, forse 4, forse la radice di 4, per theta phi r più. Più theta phi r parte immaginaria meno questo. E beh, ma ciascuno di questi è questa espressione qua, con una phi positiva. Cioè ho quattro di quelle cose, tutte con la phi positiva. E quindi ho che quella cosa che ho scritto adesso è minore uguale di una costante tipo 4 per la norma di R più quadrato più la norma di faccio immaginare meno. Questo. Che è, qui ho dimenticato, che è 4 mamma di qui. Ok. Quindi possiamo, ok, quindi qual è la, quindi qual è il nostro lemma? Il nostro lemma è questo, è che mu è se sono se vale questa disuguaglianza qua per funzioni positive. E dove la costante differisce più per 4 o radice di 4. Ok? Quindi ci rimane questa cosa qua. Ok, allora ma ne pare la pena di arrivare qua. E la risposta è sì, perché quindi questo è il lemma. Quella cosa là vale se solo se vale questa cosa qua. Ok, cosa abbiamo guadagnato in tutto questo? Quello che abbiamo nel primo seminario che ho fatto, ho parlato di geometria iperbolica, no? Quello che lo facesti, perché quello che ci interessa adesso a noi è questo, cioè l'unico oggetto che conserva tracce del problema iniziale è quello. È la parte reale di K di W più Z. Che adesso la scrivo. Okay? Quindi, in ogni contesto, questo sarà un certo oggetto. Nel nostro contesto, quell'oggetto è il seguente. E qui c'è, appunto, la geometria, lo bacestiana. Qui si entra nello specifico. Allora, cos'è la parte reale di questo? Ricordiamoci, la parte reale di questo è
1 più il logaritmo di 1 fratto modulo 1 meno zeta. E se vi ricordate, il nucleo riproducente era 1 più il logaritmo complesso. Quello che ho usato è che la parte reale del logaritmo di z senta, niente di più, niente di meno. Quindi è questo. Quindi cos'è questo oggetto qua? Allora, intanto che cos'è questo oggetto qua? Quando z e w stanno nel disco. Allora, questo oggetto è una quantità geometrica. Intanto vedete che senza perdere generalità posso prendere z, numero tra 0 e 1. Perché se io moltiplico per e alla i alfa, se z è la stessa. Ok, quindi siamo nel disco, cioè nei conti userò questa cosa qua. Comunque noi abbiamo z, prendiamo z come fissa. Okay, quindi qua c'è z. Faccio l'origine. Cos'è questa quantità qua? Questa, senza quadrato. Allora, io considero la genetica che va di qua, cioè le basi. Poi considero ok, considero la genetica, considero una circonferenza, cioè come si chiama, una in più dimensioni su una superficie sulla serpente geretica, qua un altro genere. Considero una circonferenza perpendicolare, diciamo, anche costante per z. Allora, fatemi fare un altro figura. Siamo nel disco. Siamo nel disco. Ho z e w. Z. Allora. Esiste un'unica circonferenza perpendicolare al bordo del disco che passa per z per w. Sarebbe l'unica geodetica iperbolica costante per z per w, per cui punti passano insieme. Ora, considero, o comunque si dimostra in geometria, ok? Adesso, la lunghezza di questa cosa qua è approssimativamente 1 meno zeta unitario. Ok. Quindi è questa cosa qua. Posso dunque per farlo vedere,
se io considero, ok, quindi questa quantità ha questo significato generico qua. Quindi quando noi siamo nella circonferenza, noi abbiamo, diciamo, Z doppio, e questo è approssimativamente. Se io adesso considero la, come dire, il punto di mezzo di questa, di questo arco di circonferenza, no? Cioè sostanzialmente il proietto, se lo dice sopra, e allora questo è approssimativamente uno nel punto di doppio, che vuol dire che anche questo approssimativamente doppio. Questo punto qua, fatemelo chiamare Z wedge doppio, questo Z wedge doppio, che sarebbe il punto sulla geodesica che congiunge Z doppio più vicino all'origine. Quindi abbiamo che questo punto ha 1 meno modulo di Z questo doppio, cioè questa distanza qua è approssimativamente, come ho detto, 1 meno. Vedete la figura. Di tutta questa cosa qua, forse l'unica cosa che devo fare è di verificare questa cosa qui. Si fa, ok? Dico, devo iniziare, tanto prendo Z uguale R, prendiamo. Anzi, Z prendiamo uguale 1 meno delta, prendiamo il doppio uguale a rho per E al T, anzi diciamo 1 meno epsilon, per tanto mi interessa quanto 1 vicino a voi per E al T, e io quando faccio 1 meno R doppio quadro, questo sarebbe 1 più R quadro, rho quadro, giustamente, no, meno 2 R rho per il cosseno di T, questo sono le solite cose che si fanno, e questo è 1, dunque se io sottraggo, questo sarà 1 meno R rho al quadrato più, io aggiungo 2 R rho per 1 meno cosseno di T, una cosa fatta così, e se voi fate i conti, questa cosa qua è circa epsilon più delta al quadrato, che come dire è epsilon quadro più delta quadro, e questa cosa qua è circa quadro, cioè questo chiaramente se non siete troppo vicinissimi qua, cioè con R rho vicini a zero, comunque questo è il massimo dell'incirca tra epsilon delta e rho e T, no, scusate, epsilon delta e T al quadrato. Quindi questa quantità ha questo significato qui. E se voi andate a vedere è esattamente quindi quindi questa cosa qua la possiamo scrivere pagando magari qualche costante, quindi la parte reale, giusto, perché dunque abbiamo detto cos'è questa cosa qua. Ora la distanza quando io faccio la distanza iperbolica tra
l'origine è Z questo doppio, questo è approssimativamente, è più o meno il logaritmo di questa cosa. Logaritmo di quella cosa. Quindi, pagando un'altra costante, triple star è equivalente a questa cosa. Triple star è equivalente a dire che l'integrale di phi di z, phi doppio, per ogni phi maggiore o uguale a z, di distanza tra 0 e questo oggetto geometrico, di mu z di doppio è minore o uguale della norma di phi. Quindi sono arrivati. Il vantaggio di questa formulazione è che è geometrica. Anzi, la distanza iperbolica varia pochissimo nelle scatole. Varia pochissimo nelle scatole. Cioè, prendiamo... la distanza iperbolica tra questo punto è confrontabile con la distanza iperbolica tra questo punto e questo punto. Perché si qua forse dovrei metterci in più 1. Mettiamoci in 1 più 1 qua. Perché quando vado vicino all'origine c'è questo. Ok. Allora, in particolare, quando io faccio le distanze dall'origine, no? Cioè, se io prendo z ovunque qua e w ovunque qua, questo punto più o meno è lo stesso, questa distanza qua è iperbolica più o meno lo stesso. Allora adesso prendiamo delle funzioni phi che sono costanti, prendiamo le phi costanti u. Se le phi sono costanti su cubi, allora questa integrale mi diventa, quindi phi uguale a phi di u su u, maggiore o minore. Allora questa integrale mi diventa una doppia somma, cioè mi diventa la somma su tutti i possibili Q R di phi di Q phi di R mu di Q mu di R per questo wedge 1 più distanza tra Q wedge R. Ora qua questo wedge fatemelo metterci qua un tilde, okay. Dove Q wedge R vuol dire che tra il cubo Q e il cubo R vado a prendere questo, dove questa distanza che cos'è? È il numero di cubi che devo attraversare. Quindi questa cosa qua è quando io faccio la norma L2, questo mi darà la somma di Q al quadrato di Q. E vedete che questa cosa qua adesso è già diventata una cosa abbastanza triviale. Lemma. Ora non dovete spaventarvi di tutti questi dettagli, perché la via più o meno è spianata. La via più o meno è spianata. Allora c'è un lemma che magari non vi mostro, che è questa. Supponiamo adesso di avere i nostri
Supponiamo di avere il nostro cubo Q. E il nostro cubo R. Ora, questi due cubi, vedete che sul disco sono molto vicini tra di loro. Quindi il cubo Q wedge R, wedge tilde R, sarà uno di questi due cubi qua sopra. Adesso posso scegliere uno. Perché? Per andare da qua a qua, o in realtà potrebbe essere anche uno di questi due, per andare da qua a qua, cos'è che faccio? Ma vado qua sopra, vado qua, torno indietro, e questo è il punto più alto della fine. Però, vedete, okay. Se noi siamo invece in ambito puramente diabolico, dove i movimenti orizzontali sono proibiti, qua, questi sono questi, e quindi Q è questo, e R è questo. Allora, per andare da Q a R, qui, non posso fare questo giro, no, non posso fare questo giro. Cioè, questi due cubi sono molto vicini qui, ma in questa figura in cui ho disconnesso, cioè ho proibito ogni movimento in orizzontale, non sono più tanto vicini. Questo cubo lo chiamo Q wedge, e diabeticamente fa, Allora, a noi piacerebbe dimostrare questa cosa qua, che noi eravamo partiti da una certa disuguaglianza che, procedendo per i rami, è arrivata a questa. Questa dove c'è un wedge tilde. A noi piacerebbe mostrare che questa implica la stessa cosa, ma con il wedge. Notate che la distanza di questo dall'origine tipicamente è più piccola della distanza di questo dall'origine, perché devo andare più in su, ok? Quindi notate che, essendo più piccola, vuol dire che io sto facendo questa quantità più piccola, quindi sto facendo questa disuguaglianza meno restrittiva, e vuol dire che è più restrittiva, no, meno restrittiva. Aspetta. Ma no, è ovvio, no. Scusate, questa è la parte ovvia. Senza il braccio, secondo me è difficile, perché sta dal lato sinistro. Eh? Senza il tilde, secondo me è difficile, perché sta dal lato sinistro. Esatto, più piccolo. Sì, sto pensando al ragionamento opposto, perché sono anche il ragionamento opposto. Cioè, in realtà, queste due disuguaglianze sono equivalenti. Il motivo per cui questa è più restrittiva, perché sto chiedendo che una quantità più grande sia dominata. No. Il Q e il R potrebbero essere lo stesso cubo, quindi potrebbe essere molto piccola. Il macro senza il tilde invece potrebbe essere molto grande, quindi più difficile da controllare.
quell'ovvio è l'altro verso. Comunque saranno più valenti. Scusate, devo. Sono sicuro che era. Devo confrontare la distanza tra Q wedge R e la distanza Q wedge Q da R. Questa distanza è di. Lo stesso cubo attaccato. E c'è ragione. Distanza 2 con un attimo. Due cubi accanto e fanno convergere verso il bordo. Allora sicuramente la distanza lì è uno dei 200%, come dicevo prima. No, è che la distanza, cioè se io due cubi qua. Questo. Allora, la distanza Q wedge R è enorme. No, Q wedge tilde è enorme. E quindi è no, no, senza tilde. E allora si può chiamare la tilde. Cioè, la distanza tra questi due punti sull'albero è molto. Sì, sì. Sì, sì. Hai ragione. No, aspetta, la distanza di questi punti sull'albero. Ah no, ma a me non interessa la distanza delle due. A me interessa vedere dove si congiungono distanza dall'origine. Quindi la distanza, questi sull'albero si congiungono qua sopra, distanza dall'origine piccola. Sì. No, hai ragione, che la distanza iperbolica è più grande. Quindi questa direzione qua è ovvia. Ovvia. E dai calcoli che facciamo viene fuori anche l'altro. In realtà sono equivalenti, cioè statisticamente queste cose qua succedono poco volte, però ok. Quindi, e qui siamo arrivati praticamente alla fine, abbiamo che se la misura di Anderson, allora abbiamo che somme su tutti i punti Q R di Φ di Q multi Q Φ di R multi R distanza Q wedge R insomma fatemelo chiamare così Q wedge R sarebbe Q wedge R sarebbe il numero. Questo sarebbe il numero degli S tra Q, R e la radice. Tipo questo sarebbe 2. È minore uguale di somme di Q al quadrato. Okay. E siamo arrivati a questa cosa. Ora, qual è il vantaggio di questa ultima formulazione che abbiamo dato? È che questa è una cosa del tutto chiara. Questa vive solo su quest'albero qua. E l'unico oggetto che noi dobbiamo capire è questo oggetto qua. Bene. Adesso, con un salto di fede, io cerco di rifarmi lo stesso ragionamento che ho fatto fino adesso, tutto sull'altro. E qui sarò brevissimo. Nel senso che, perché questa cosa qua, che vive in un ambito completamente diabico, ma mi verrà fuori da un'immersione di Adina. Perché assomiglia a tutte quelle che abbiamo visto prima. E quale sarà questa immersione di Adina? Ma sarà questa cosa qua. Quindi, piano. Piano, che però vi dico questo, sentite. Piano. Questo è l'albero. Siamo sull'albero. Considero lo spazio di Dirichlet sull'albero
spazio sull'albero. Questo contiene tutte le funzioni sui grandi che sono primitive, funzioni più piccole, dove la norma di queste è la norma L piccolo 2. Questa. Ecco, la nostra metafora era quella lì. Questo è uno spazio. Lo si verifica. Si verifica in particolare che il numero riproducente, facciamo chiamare H, H di QF, è, ma penso un po', di QR. E sarà il logaritmo. Allora, quando io ho l'operatore identità, beh, intanto cioè, dire che l'operatore identità è limitato da questo spazio artificioso a valori in L2 di mu dell'albero, e questo è come dire che l'operatore I è limitato da L piccolo 2 a valori in L2 di mu. Per il stesso modo. Ok. Ora, e questa era, fatemi mettere qua dei quadrati, era quella costante che avevamo chiamato norma di Moore. Rifacendo tutto uguale, mu è la migliore costante che io mi trovo in somme su R, somme su U, phi di R, phi di U, nucleo riproducente di U. Numero uguale di, vabbè, qui c'è una perdita di costante di 10, non so perché, per questa cosa qua, per questa. Cioè, ma questa è esattamente questa cosa qua. Esattamente, cioè quest'ultima cosa qua che ho scritto è esattamente e visto che qua ci sono dei sei solo sei, okay, da questa cosa qua segue questo. E quindi, e forse per oggi direi, sono strascinato oltre il gruppo. Ok, quindi, alla fine della giornata, quello che ho è che mu, questo non ricordo più che direzione andava, è se questa è finita, allora la migliore costante che ho qua
è finita, e qui ho adesso ho messo dei tilda, in realtà questo sarebbe una costante per me. Ma se questa è finita, allora anche questa è finita con la stessa costante, quindi vuol dire che posso prendere la costante con la doppia sbarra, quella di schermo. Va bene, direi di finire qua. Allora, tanto scusate perché il segnale, appunto, non essendo preparato, è molto improvvisato. Ok, la prossima volta ci sarà un seminario, spero di Matteo, adesso sentiamo, però io vi prenderei proprio mezz'ora per teorema di Max Charlton. Perché al punto in cui siamo, noi sappiamo che queste due costanti sono forse poco uguali, no? E adesso però ci è rimasto il problema di sapere, vabbè, ma questa costante qua, come faccio a calcolarla? Se voi mi date una misura mu, come faccio a calcolarla quella mu? Cioè non starò a farmi il sub di tutte queste cose, no? Al variare della norma di phi minore o uguale di 1, ci sarà una maniera più geometrica per farlo. E quello che andiamo al prossimo modo. Ci sono 7-8 possibili caratterizzazioni, me ne farò una che sta in 20 minuti. Ok. Comunque, diciamo, facendo un attimo una sintesi, noi abbiamo qua, quindi noi abbiamo il problema. Abbiamo un problema normale. Il problema olomorfo era questo. Cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo riscritto in un sacco di maniere fino a che non è diventato un problema. Però sempre con il senso del seme. Un problema di diciamo analisi reale visibile. Cosa vuol dire visibile? Vuol dire che quando siamo arrivati a questa cosa qui ho una quantità che riesco a vedere, la riesco proprio a vedere sulla figura, cioè riesco a capire questa è una distanza iperbolica. In altri problemi saranno altre cose. Poi faccio un piccolo salto, quindi faccio un salto, e qui non c'è più un senso, cioè c'è sempre un senso, però a me interessa per un altro, di dire che questa cosa qua implica un problema, stesso problema. Però di altro. Cioè sostanzialmente abbiamo rimosso il tilde. C'è un tilde nel poco. E beh, dopo, allora, ma se il problema è lo stesso, e se questo problema è diventato un problema qua, allora questo sarà equivalente a un problema di antico. Problema di attico come questo, ma in questo problema abbiamo provato a indovinarlo, lo scriviamo e verifichiamo che in effetti si scende su questo. Se mettiamo tutte queste cose insieme, come ce l'ha? Ci sono domande?
cercherò di scrivere queste cose a penna e di mettere di fare un PDF. Di fare un PDF. Questo trucchetto dice i trucchetti soft. Cioè, qui ho fatto vedere una maniera per realizzare, diciamo così, il problema, utilizzando un trucchetto TTSTAR. Ci sono diversi trucchetti che possono essere usati, ci portano dei problemi di analisi reale che sono diversi tra di loro. E... cioè, ci sono diversi trucchetti che io conosco, e, sono, e probabilmente ci sono anche degli altri trucchetti che io non conosco, trucchetti che aspettano di essere inventati, però hanno tutti la stessa natura di prendere un problema olomorfo in cui abbiamo queste funzioni dotate di enorme rigidità e procedendo, diciamo così, utilizzando un pochino di analisi funzionale, non troppo, arrivare a un problema di analisi reale visibile. Questa è la. Ci sono domande? Dunque, se non ci sono domande, volevo chiedere, Matteo, intanto tutto bene a Roma? Senti? Matteo, mi sentite? Allora, tu la settimana prossima devo fare tu un seminario? Sì, però lo devo fare online per forza, perché io fino all'8 non mi posso muovere. Sì, sì, online. Ok, sì. Anche io online, Sì, sì, diciamo, non in lavagna, diciamo. Via slide. Sì, sì, no, slide va benissimo. Sì, certo, va benissimo. Se mi mandi un titolo... Ok. Ok. Adesso domani ti mando... Ok, io la settimana prossima a me serve mezz'ora solo in coda al tuo seminario. Quindi dopo il tuo seminario devo finire questo discorso. Vale. Lo facciamo sempre mercoledì alle 2 il prossimo? Ma no, io direi di sì. Se okay. Io non ho problemi, quindi. Sì, va bene. No, c'è un problema per quelli a cui è saltato l'asilo, la scuola materna, l'asilo nido? Va bene. Al momento in Lombardia ce l'ho ancora, ma se salta quello salta tutto, Nicola, quindi... Ok. Se salta quello è anarchia, io mercoledì prossimo... No, pensavo Giulia Berardo, no? Se avete qualche problema con l'orario, dite e cambiamo. Non lo so, ma qualunque orario... Cioè, non c'è nessun orario che va bene a quel punto, quindi... Ok, sono tutti sbagliati uguali. Esatto. No, alle 2 c'è possibilità che Bianca dorma, mettiamola così. Quindi. A che ora? No, alle 2 va bene. Ah, ok, più facile che Bianca dorma, benissimo. Ok, allora sono le 2. Però... Oddio, si potrebbe anche fare una cosa proprio da pandemia? Affiare il seminario esattamente con Bianca, sicuramente. No. Tanto sono io. Va bene. Ok. Ragazzi, vi saluto, devo scrivere delle cose per i miei studenti. Allora, provo a scrivere degli appunti su questa cosa, che l'ho contata in maniera più caotica di quello che volevo, però insomma, spero che si sia capita un po' la okay. Sono tutte cose semplici, eh? Sono tutte... cioè, l'idea è semplice, è quella freccia gialla che ho messo lì. Cioè, di partire dal tuo problema e poi dopo lo riscrivi 20.000 volte in maniera equivalente, finché non dici, ah, ecco qual è una cosa che c'ha un'aria che si capisce, dove c'è, non so, che si capisce, non so, le funzioni sono tutte positive, per esempio, questo già aiuta. Il nucleo ho un'idea di come è fatto geometricamente, eccetera. Va bene, saluti a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Nicola. Ciao a tutti. Volevo chiederti, dunque, per sentirci... Domani. Per il nostro... Domani. Domani alle 2 va bene? Sì, va benissimo per me. Devo leggere 2 tesi, che sono in ritardo, però leggo oggi. Ok, va bene, grazie. Allora,
Allora ci sentiamo domani. Perfetto, ok. Ciao a tutti, grazie della pazienza. Ciao, ciao. Ciao Nicola, ciao.